Io ho iniziato come batterista a 17 anni, un po' per caso, perché sono cresciuto in un paese molto piccolo e degli amici mi hanno invitato a un gruppo. Mi sono messo la batteria e mi veniva naturale, quindi io ho capito che fare musicista poteva essere un buon modo per non lavorare. A 19 anni sono partito per militare. Sono passato alla chitarra, militare, ho fatto suonare la chitarra, già ero appassionato di poesia e quindi ho unito le due cose. Leggo tanto, osservo e scrivo. Gli autori del romanticismo, tutti i poeti e romanzieri, tipo, non so, Goethe, ma non so, fino ai maledetti, però insomma Baudelaire già è troppo aristocratico per me, mi piace di più Rimbaud. Leggo anche molto i contemporanei, mi piace molto Polostre, ad esempio. Allora, il mio linguaggio è surreale perché è la realtà che è surreale. Io trovo quello che è fuori da me che è assurdo, cioè. Come quello che vedo, non perché la gente è sbagliata, no, perché la vita ci porta, forse anche a me, a essere un po' assurdi. Non volevo essere come gli altri, quindi io mi sono detto, se volevo entrare non devo essere come gli altri, quindi io facevo i primi concerti con delle canzoni che improvvisavo lì, invitando la gente a suonare sul palco. Era molto selvaggio, questa cosa ce l'ho ancora. La mia fortuna parla. Sapere di essere il tuo pensiero. Quando si parla di me, si fa sempre riferimento al suono, non ai testi, ad esempio. Però il suono colpisce tanto, no? Io parlo di me, poi magari altri artisti no. E chiaramente il mio suono non è italiano. In realtà io ho sempre ascoltato Celentano, Luigi Tenco. Finalmente si sono resi conto che sono le eredi di Battisti, non le eredi di Beck, no? Perché anche perché la mia voce è molto più vicino a Battisti, perché io canto alto come Rino Gaetano. Noi italiani cantiamo così, no? Mi viene in mente anche Buscaglione, mi viene in mente Domenico Modugno. Come cantava Modugno? Lui era uno con la mano sempre così. Invece Beck, Dylan sono americani, cioè loro cantano. Cioè, possono anche farlo. Hanno un altro tipo di passionalità. Quando vado a scuola, mamma mia che fatica, che brutta la salita. In realtà non è che ho usato più strumenti elettronici, ho usato l'elettronica come base. Ho provato a scrivere tutti i brani col computer e non con la chitarra, ma poi tutto è suonato, anche dal vivo stasera vedrai, è tutto suonato. Perché io non sono i Kraftwerk, cioè io devo suonare, perché devo sentire la chitarra. Io non voglio lanciare messaggi sociali, politici, voglio solo che l'entusiasmo che ci metto arrivi, dateci valore, no? Appoggiateci, perché noi ce la mettiamo tutta. Napoli, quando mangi la brioche, che nasca il...